Un imprenditore che si dice vessato dalla burocrazia, una causa che si trascina da 25 anni, una barca di soldi spesi e circa 100 udienze infruttuose. Siamo tornati a Lamezia Terme con la troupe di Calabria 7, questa volta non per occuparci delle imminenti elezioni comunali del 10 novembre, ma per ascoltare, per incontrare il signor Rocco Scicchitano, imprenditore edile, e ricostruire con lui le traversie di un quarto di secolo vissute tra studi legali, aule di tribunali ed uffici bancari. Signor Rocco, quando inizia la sua sfida personale con il Tribunale di Lamezia? È iniziata nel 1994. Poi si è accentuata nel 95 e da allora è un continuare di cause, udienze, sopraudienze, insomma, aver avuto rapporti con avvocati che hai dato la fiducia e che a distanza di 25 anni scopri che quella fiducia era mal riposta. Sì, non andava data. Abbiamo detto delle cifre importanti, anche impressionanti, ma lei perché ritiene di essere vittima di un sistema perverso? Anzitutto per il metodo che la banca ha utilizzato nei miei confronti in qualità di fiduciario di due mutui e il mio era il terzo. Era tutto studiato a tavolino, c'era un subentro di una banca di livello nazionale a una banca popolare che lavorava con il criterio del territorio, dove era la banca che a me anni prima aveva fatto un prestito artigiano che io in 5 anni ho estinto perfettamente. E quella banca mi apprezzava perché ero sempre puntuale, perché lavoravo in modo corretto. Insomma, questo subentro è stato decisivo in modo negativo? Questo subentro è stato un subentro pilotato dove addirittura anche i soci che hanno venduto la banca si sono trovati accappottati dalla stessa acquirente, quindi è una storia un po' particolare che andrebbe un pochino verificata dall'inizio. Quanti soldi ha perso lei in questa vicenda? Molti, moltissimi. La perizia di un CTU dopo 3 anni che ingiustamente mi hanno bloccato i beni immobili che stavo costruendo si aggirava su 1.550.000.000 nel 95, stiamo parlando. Di lire, quindi? Sì, di lire, sì. Nel 1995. In modo corretto io avevo chiesto di lasciarmi lavorare perché potevo tranquillamente pagare e onorare la mia firma, ma loro non volevano i soldi, volevano gli interessi anno dopo anno. Infatti hanno omesso di agire subito, entro i primi mesi che i miei fiduciari erano morosi, è come se hanno continuato a fare del credito senza mia autorizzazione per 5 anni, perché partire con l'azione legale e non avere messo all'asta quello che loro avevano già in garanzia, che erano degli immobili abbastanza solidi che coprivano per 3 volte l'importo finanziato, e a detrarre le rate pagate lo coprivano per 4 volte addirittura. Senta, ma quegli immobili le sono stati requisiti o sono ancora nelle sue facoltà? No, no, di quelle cose lì non c'è più niente. Io sono riuscito ad andare avanti proprio perché ho lavorato diversamente. Fino al 2000 ce l'ho fatta, al 95, poi non ce l'ho fatta più, ho chiuso. E ho fatto il dipendente di un'azienda familiare, sempre nel settore edile, con eccezionali risultati fino a poi il 2011, quando c'è stata la crisi nazionale.
Perché accusa gli avvocati che non l'avrebbero seguita adeguatamente? Hanno omesso di difendermi e di leggere le carte come si deve. Io, negli ultimi periodi che c'è niente lavoro edile, non poco, niente lavoro edile, sto avendo il tempo di dedicarmi a leggere tutte queste carte e ho scoperto parecchi passaggi dove ci sono state omissioni di difesa, dove in un certo momento le carte dovevano essere, tramite l'avvocato, il mio legale, passate alla procura, perché stavo subendo un torto penale, non più civile. Non è stato fatto? Non è stato fatto. Ho avuto violazione di giudicato nel 1997, nel mese di giugno, due sentenze emesse da due giudici, che la mia domanda è: che servono delle sentenze se non vengono rispettate né dal mio avvocato, che doveva essere il mio difensore, no? E né dal giudice che le ha prese in visione. Senta, ma lei ha cambiato qualche volta avvocato nell'arco di questi anni? Sì, e ha avuto sempre la stessa... E sono andato a finire dalle padelle alle braccia, perché l'avvocato che ho firmato un mandato nel 2013, no? Siamo al 2019... E non si è mosso, mi ha rimandato sempre, e mo vediamo e mo facciamo, voi avete una causa difficile, però ci sono le basi, però ci sono, e allora a questo punto sicuramente andrò a fare una denuncia all'ordine degli avvocati con i fatti e i dati concreti. Senta, ci arriviamo, abbiamo parlato del sistema legale, perché invece ce l'ha con le banche? Non ce l'ho con tutte le banche, ma a volte sono gli uomini che fanno il danno nelle banche, chi gestisce, certo, chi dirige, non tutti, perché ci sono stati dei direttori straordinari sulla mezza terra. Ma secondo lei sono stati in buona o in cattiva fede, cioè incapaci o determinati a farle del male? Qualcuno proprio per interesse della banca a fare solo numeri. E invece altri aiutavano anche l'imprenditore, quindi è diverso il comportamento di alcuni direttori di sportello. E sulla Lamezia, che abbiamo avuto fino a 25-26 sportelli bancari, immaginatevi voi, certo, una città di come Lamezia Terme, che con 70-80 mila abitanti è arrivata a 26 sportelli bancari, adesso stanno un po' diminuendo, certo. Però sul territorio, insomma, c'è lei stato un periodo che si lavorava bene. Nella sua lettera, nella lettera che ha inviato alla nostra redazione, parla anche di tribunale, quindi della sua sfiducia nel corso degli anni nei confronti anche della magistratura. Per molti anni ho avuto dei dubbi che mi giravano in testa. Come mai, per esempio, la mia pratica del 95, un giudice che non aveva fatto nemmeno un anno di civile, perché di solito si facevano due anni e poi passavano al penale, praticamente dopo che ha emesso la mia ordinanza di riduzione, che mi dava la possibilità, nell'ordinanza proprio diceva che le imprese vanno tutelate in quanto la Costituzione prevede che le imprese sono l'anima della nazione, che gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori in genere. Allora il giudice aveva nel 95 onestamente e correttamente detto: due terzi te li libero, un terzo lo lasciamo a garanzia, tu lavori, paghi e chiudi il problema. Non gli è bastato alla banca, con artefizi e carte dubbie, no? È una perizia non veritiera, ecco lì che poi, no? Omissione da parte del giudice, che poi ha valutato l'oggetto del contendere, che era una perizia che contestava quello che io avevo detto che valeva. E quella è stata una contestazione che mi ha danneggiato per 3 anni, e dopo 3 anni però ho avuto ragione di avere una riduzione di nuovo, mentre mi hanno bloccato la prima. A distanza di 12 anni mi fanno un'altra riduzione che va a riportare tutto a quello dell'inizio. Per questo ce l'ho, perché le carte devono essere lette. Anche in una denuncia penale che ho fatto, dove io avevo denunciato dei reati penali ascrivibili per la procedura, non sono entrati nella procedura, sono andato a verificare che il fascicolo dal civile non è mai uscito,
Quindi il magistrato che doveva indagare su quel fascicolo non ci ha indagato niente. Senta, una domanda personale. Tutta questa vicenda come ha inciso nel corso degli anni su di lei, sulla sua salute, sulla sua famiglia, sullo stesso tenore di vita, sulla qualità della vita? È stata dura, perché forse per cercare di evitare ai miei familiari alcune, diciamo, sofferenze che stavo vivendo io, e molte cose le ho tenute per me, quindi non le ho fatte proprio sapere. Pensare. No. E tutto è venuto fuori quando 3 anni fa poi hanno messo in difficoltà la mia famiglia con la vendita della casa dove io abitavo, che è la prima casa, no? E che praticamente, nonostante c'è una legge che dice che la prima casa è intoccabile, dovrebbe essere intoccabile, o se non bastava a soddisfare il creditore e rovinava il debitore, potevano anche evitare di venderla e lasciarla alla famiglia. Io sono andato dal giudice, ho fatto le mie istanze, ma la risposta è stata che è facoltativo e che la decisione spetta al magistrato. Quindi è una responsabilità personale del magistrato, quindi la legge c'è, però è facoltativa. Quindi potrebbe essere d'aiuto a tanti imprenditori italiani, commercianti, artigiani che stanno vivendo la mia stessa situazione, specialmente dopo il 2011. La mia è iniziata molto prima, che era territoriale, perché quello che è successo qui a Lamezia è successo perché sono venuti con una preparazione, con una banca che dietro le spalle aveva dei luminari di diritto bancario. Non era il semplice cittadino o il semplice direttore del posto o il semplice impiegato allo sportello del posto, no. Sono arrivati personaggi da fuori già preparati a gestire la situazione. Lei pensa di essere stato il solo, diciamo, nel mirino di questo presunto vero complotto? No, era un sistema, era un metodo. Quindi a contezza anche di altre persone? Sì, nella stessa situazione. Ce ne sono tante, ma poi ci sono parecchie sentenze che questa banca è stata già condannata per queste cose. Ah. Per le stesse procedure che hanno fatto a me. E ci sono indagini in corso, ci sono avvisi di garanzia e ci sono cause in corso. Oggi nel, Sardegna. Oggi nel 2019 lei ancora fame e sete di giustizia. Sicuramente che sì. Che cosa chiede? Chiedo che quando si analizzano delle pratiche vengano lette bene le carte. E che il giudice, siccome deve giudicare, se gli avvocati non fanno il loro dovere, i giudici dovrebbero avere un pizzico di umanità ed essere super partes e cercare di richiamare anche i legali al proprio dovere, perché nel civile dice che le cause le fanno gli avvocati e il giudice sta lì a valutare quello che gli avvocati scrivono o dicono o sì, prospettano. Però se un giudice si accorge, come è successo nel 97 nei miei confronti, che stavo subendo usura e anatocismo e che non era stato contestato dall'avvocato dell'epoca, che era un luminare lametino, che poi è deceduto, e io mi sono meravigliato. Perché? Perché certe cose non dovrebbero avvenire. Ma il momento in cui il giudice ha scoperto che l'avvocato ha omesso un passaggio importante. Un passaggio molto importante, che era quello di contestare, dopo la legge 108 del 96, che è stata poi ufficializzata a febbraio del 97. Doveva intervenire. In maniera decisa. Mentre poi è intervenuto dopo 3 anni, il giudice ha fatto fare delle perizie e sono usciti fuori gli interessi anomali. Cioè, non li hanno voluti chiamare usurai anatocistici, e li hanno voluti chiamare anomali. Spiegatemi, se sono stati corretti vuol dire che erano ingiusti, no? Lei dice qualche errore posso averlo commesso anch'io. A che cosa si riferisce? Mi riferisco al fatto che mi sono dedicato al lavoro per produrre, per far vivere, lasciando per far vivere la mia famiglia,
E pagare avvocati, CTU, spese di processi, marche da bollo. Io non avevo da far vivere solo la mia famiglia, io avevo due, tre famiglie da far vivere, perché non pagavo solo quello che serviva per la casa, ma pagavo le perizie, pagavo gli avvocati. E un giorno mi è stato detto da un legale della banca, del contenzioso di Reggio Calabria, di questa banca che ha una sede lì: signor Scicchitaro, lei è l'unico che non ha voluto chiudere un accordo in Calabria. Lei sta soffrendo e noi purtroppo ci teniamo una pendenza, no? E perché non ha voluto chiudere questo accordo? Perché volevo che fosse portato alla luce e che possa essere d'esempio per aiutare gli altri che possono vivere quello che ho vissuto io. Ma era conveniente questo accordo? L'accordo poteva essere conveniente se era fatto all'inizio, quando gliel'avevo proposto io, nel 94-95, che me l'avevano accettato nel 94, e poi a un certo punto preferivano avere il titolo su un fido di conto corrente piuttosto che avere 10 milioni, all'epoca eravamo in lire, e 1 milione al mese per chiudere poi il rapporto. Senta, dopo tante denunce, tanti sfoghi, dopo averci perso anche la salute su questa storia, questo è condivisibile, abbiamo colto anche dei motivi però di ottimismo nella sua lettera. Cosa ha visto, se lo ha visto, di diverso negli ultimi tempi? Ho visto, ecco, questa è una bella domanda, perché su Lamezia, nel tribunale di Lamezia, da un po' di tempo a questa parte qualcosa si muove e abbiamo un procuratore che sta verificando alcune situazioni, alcuni aspetti anomali. Ci sono state delle indagini, delle inchieste, e alcune persone che hanno agito non correttamente dovranno rispondere sicuramente in sede giudiziaria di quello che hanno fatto e delle malefatte che... Ci sono stati dei legali e dei commercialisti compiacenti, ma c'era stato pure un po' di leggerezza da parte di qualche giudice, di qualche magistrato, che ha trovato una condizione, scusate, già da anni che seguiva un certo percorso e che poi è diventata normalità. Insomma, adesso c'ha dei motivi di fondato motivi, ottimismo. Sì, perché avendomi studiato io le carte, avendo individuato dove mi hanno danneggiato e quali erano gli errori commessi dai miei legali o da chi doveva giudicare, praticamente, ecco, un passaggio non l'hanno fatto nel 2007, lo sto facendo io con la procura, perché ho fatto due denunce penali. Un'ultima cosa che tengo a porre in rilievo, lei potrebbe, anzi non è sicuramente il solo ad aver subito questi torti, e nonostante nella campagna elettorale di un qualsiasi posto, di qualsiasi città, ci sia un fiorire di iniziative, anche di organizzazioni, di sigle, eccetera, quella che è nata da pochi giorni a Lamezia mette insieme appunto soggetti come lei. Di che cosa si tratta? Si tratta che da alcuni mesi, non è una cosa nata da poco. Negli ultimi giorni. Ci stiamo incontrando parecchie volte da alcuni mesi per cercare di trovare sintesi tra di noi, e per cercare di dare una mano anche alla struttura giudiziaria. Sì, ma chi siete? Siamo un gruppo di imprenditori nei vari settori, sia edile sia commerciale. Tutti in cerca di giustizia? Sì, tutti in cerca di giustizia, ma soprattutto della difesa dei valori morali che ci hanno feriti proprio nell'orgoglio a tutti quanti. E voglio dire una cosa, che quelli che siamo, che stiamo lottando, abbiamo avuto la forza di andare avanti perché abbiamo pensato a lavorare. Ma io ricordo che già nel 95 tre imprenditori si sono suicidati a Lamezia. Un amico, un imprenditore, è morto di infarto un anno fa, proprio perché avanzava un sacco di soldi e lo hanno fatto fallire, perché non hanno voluto valutare il dare e avere che la sua azienda
poteva gestire. Quindi hanno voluto forzatamente portare al fallimento e anche alla morte. Come si chiama questo gruppo di persone? Il gruppo, per adesso noi, è un gruppo costituendo che si chiama Comitato L'Urlo dei Resilienti. Aperto a tutti o solo di Lamezia? No, aperto, stiamo avendo contatti da tutta Italia. In pochi giorni siamo arrivati a 600 contatti, che lo abbiamo lanciato da poco, ma le riunioni per poter arrivare a capire come muoversi le stiamo facendo da 5-6 mesi. Bene, questa è la storia conosciuta forse già da qualcuno, da altri meno, di Rocco Scicchitano, un imprenditore o ex imprenditore, lo è ancora, si sente e si vede, in una città travagliata come Lamezia Terme, dove però c'è ancora tanta voglia di manifestare la propria onestà, il desiderio di mettersi in discussione e soprattutto di avere i propri diritti. L'Urlo dei Resilienti è una pagina pubblica, chi volesse appunto darci un'occhiata la può trovare sul web e su Facebook in particolare. Grazie.